tutto il mondo, ma noi ora abbiamo una sorpresa per il nostro ospite. Se l'aspettava? Un applauso intanto per Angelo Liberati. Adesso, prima che lei parli e ci dica anche da dove viene, le mando questa email. Guardate un po', perché come è stato intercettato dagli schermi di Rai International, così ci è arrivata questa mail. Simona. È arrivata la foto soprattutto, perché Luigi Sciortino da Chicago e tutti gli amici del bar LA Caffè di Chicago la salutano e le mandano la foto del bar e anche un'altra foto, se riesco adesso ad aprirla, e a Chicago nevica, quindi... Bellissimo, allora vedi, abbiamo un bar di oggi. E io potrei cambiare un saluto. Da domani. Allora, lei è un nostro collega, insomma, lavora nello sport, vero? Si diletta comunque a commentare lo sport e quindi immagino anche di calcio si parli. Principalmente. Ecco, che la scorsa settimana abbiamo avuto una squadra americana. Abbiamo avuto delle diatribe in passato. Ecco. No, con me. Non con te, no, tu sei stato bravo. No, con Italo Cucci parla, con Italo adesso Cucci, ce lo racconta. Esatto, bravo. E insomma, le differenze tra il calcio, tra così parliamo di un po' fair play, non soltanto di tecnica, perché ovviamente insomma l'Italia campione del mondo, insomma, potrebbe avere a che dire naturalmente, ma invece come educazione, che abbiamo sempre trattato, tema che si può mettere a confronto tra Italia e America, cosa ne pensa? Ma penso che in America naturalmente il calcio è ancora boicottato, che se ne dica, non si riesce a capire il perché, e ovviamente non c'è l'accanimento che c'è in Italia. Io infatti mi domando sempre, quando c'è una partita di grido, la gente allo stadio ci va, e ci sono molto più spettatori quando c'è appunto una partita di grido del calcio che altri sport americani che vanno per la maggiore, quindi non riesco ancora a capire dopo 45 anni d'America perché mai non debba prendere il volo che merita. Poi l'educazione, in America sono molto più calmi, ecco. Sono più calmi. A proposito di ospiti, volevo dirle anzitutto che noi ci aspettiamo di essere invitati al bar con lei la prossima volta quando torna a Chicago. Avremo modo quindi agli amici che ci hanno scritto dal bar di mandarci i riferimenti telefonici, così ci faremo affiliare. Seconda, sempre a proposito di ospiti, voi sapete che domenica scorsa sono venuti gli All Star di New York, i ragazzi che partecipano al torneo di Viareggio, che noi siamo andati a seguire. Vogliamo vedere al volo che cosa è successo?